confronto fra l'onorevole Formigoni e Gianni Serra sul film TV Una lepre con la faccia da bambina. La televisione fa male ai bambini? Barbato ne parlerà in studio con genitori famosi, ospiti, esperti, scrittori. Buonasera, come primo argomento della nostra trasmissione parliamo questa sera di una nube che si sprigionò il 10 luglio del 1976 nel reparto B dell'ICMESA a Seveso, in Lombardia, in una fabbrica che produceva erbicidi per conto della Givaudan Roche svizzera. La nube era una nube di diossina e fu forse quello il primo disastro ambientale collettivo di cui avemmo una certa consapevolezza. Seveso diventò, malgrado tutto, un sinonimo di inquinamento. 220.000 persone furono messe in osservazione. Fu anche un grande dramma sociale che non si è ancora probabilmente placato del tutto. Se una trasmissione TV, di questi giorni può provocare, polemiche, messaggi allarmati, denunce, come vedremo. Parliamo di Una lepre con la faccia da bambina. Film per la Rete 2 di Gianni Serra, andato in onda a metà della settimana scorsa e tratto da un romanzo di Laura Conti. 13 anni dopo, Serra racconta una vicenda come quella di Seveso attraverso la storia di due ragazzi, ma oltre ai timori pratici, concreti per questo inquinamento industriale, per la fuoriuscita del gas, Serra racconta anche un altro tipo di avvelenamento, diciamo, un avvelenamento sociale, modernità, meschinità, rivalità, interessi, razzismi, ecco. E infine il dramma dell'aborto che nel film conduce alla morte una delle protagoniste. 2 anni dopo Seveso, fu approvata la legge 194. Questo film, che già fu accompagnato da polemiche durante la lavorazione, ha ora suscitato in alcuni, e non solo a Seveso, come dicevo, risentimenti, proteste, di cui parleremo. Prima però vorrei ricordare con qualche immagine il film di Gianni Serra. Vediamo. Ma figurati un po'. Ma no, guardi.
Magari poco, ma qualcosa è successo vicino alla fabbrica, secondo me. Sì, 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 può darsi, ma solo nel quartiere dei Terroni. Sempre lì, come al solito. Sì, certo, quella è gente immaginosa. Immaginosa? Però... malfidata, vuoi dire? Malfidata e sporca. Però mio marito dice che lì adesso ci sono anche dei bambini malati. Mm. Sai il figlio della Rina, quello piccolo? Beh? Beh, sembra scottato. Mio marito gli ha visto le vesciche sulle braccia e sulla fronte. Ma senti, tesoro, non è che io non abbia fiducia in tuo marito, per l'amor di Dio. Ma quella è gente che ha sempre speculato. Lo sanno tutti che si sono fatti pagare delle galline morte per vecchiaia, come se l'animale fosse deceduto per via dei fumi velenosi della fabbrica. E loro, i padroni giù a pagare, a peso d'oro. Sono svizzeri, hanno un monte di quattrini in franchi svizzeri e per non avere grane pagano senza farsi pregare. E loro se ne approfittano, hai capito? Quindi io non ci credo, hai capito? Non ci credo. Ma come fai a crederci tu? Il bambino malato, però. Il bambino malato, stiamo calmi, scottato. E se si fosse scottato da solo con l'acqua calda? Con l'acqua calda? L'acqua calda, e perché no? Lo sai come sono quelle famiglie lì? Fanno un sacco di bambini, non li curano, non li sorvegliano e lasciano che si tirino addosso l'acqua bollente. Ne abbiamo sentito di storie come questa. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Forza, andiamo via, via, via di qua. Forza, Pirletti, via. Via. Per la Luca, il fatto che sta pulver, capi sminga che guarda, rina. Guarda il sergente. Blodone, attenti. La contaminazione. Franco, sei mica dove turi? All'albergo, no? Quello degli sfollati. E dove se no? Al mare? Anche gli altri, tutti gli altri. Ma sì, anche Sara. Non rompere le palle, dai che voglio guardare. Non sono loro, ma quelli che comandano. Questi sono ragazzi di leva, poveracci. Ho dimenticato il visone. Non rompere le palle, che te ne compro 100 di visoni. Forza, adesso sali in macchina. Dai, su, vieni qui. Sali in macchina, cretino. Facile come divisione, eh? Come no? Gli immigrati da una parte e noi da quell'altra. Ma noi chi? Ma guarda quei due bamba dei figli dei clerici, guarda. C'è da vergognarsi a tenerli in squadra con noi. Su, tesoro, pulisciti la bocca. Camerieri, insomma, sono 2 ore che stiamo aspettando. Mio marito mi aveva dato anche la mancia. Ma guarda che modi! Ma no, mica è lui quello della mancia. Cosa c'entra cosa? È il principio, no? Ah, eccola, la famiglia di Pasqua ha già mangiato. Sono arrivati dopo di noi e hanno già mangiato. Ma no, non hanno mica mangiato, non vedi? E come se hanno mangiato, sono tutti alle... Ma no, Sara non è mica ancora arrivata, tu li stai entrando adesso. E poi hanno la tovaglia tutta pulita, non vedi? Pulita? Sei sicuro? Ma sì, non vedi? Con la confusione tutta sta luce. Comunque se la tovaglia è pulita non hanno mangiato. Questo è poco ma è sicuro. Ecco, naturalmente abbiamo dovuto riassumere in modo molto scarno, facendo qualche ingiustizia alla storia, al film. Ne discutiamo qui in studio, vi presento i miei ospiti, Roberto Formigoni, l'onorevole Roberto Formigoni, deputato democristiano, leader del Movimento Popolare, che ha espresso un giudizio molto aspro sul film, che ha chiesto
anche alla RAI un atto di riparazione, in qualche modo, di cui parleremo. Poi i due autori a diverso titolo della storia di cui stiamo parlando, l'onorevole Laura Conti, medico, deputato comunista, già credo consigliere regionale della Lombardia, vero? È autrice del romanzo da cui è stato tratto il film. Gianni Serra, di cui abbiamo parlato, regista di questo e di altri film di grande impegno. E infine Letizia Maderna, consigliere comunale di Seveso, attualmente, ed ex preside di liceo, vero? Di scuola media, benissimo, di scuola media. Allora, io vorrei subito chiedere a Serra cosa hai voluto raccontare, ecco, brevemente, nel senso che tu sai le polemiche che sono nate intorno al tuo film, vorrei che tu dicessi subito qual è stato il tuo scopo, il tuo modo di raccontare questa storia. Ma a me pare che non stia a me. Io ho già fatto un film e l'ho fatto vedere. Sì. Quindi mi pare che adesso riraccontarlo non rientri nei miei compiti. Come non rientra sicuramente nel tipo di mio compito non mi aspettavo di dover essere, qui non ho capito bene se sono come nel banco degli accusati. No, nessuno lo è qui. Siamo in una civile discussione in cui ognuno può dire la sua opinione. Vorrei capire un attimo questo, visto che quello che io so, che dopo aver fatto questo film sono stato ricoperto da insulti insulti anche molto pesanti. No, ma insulti no, nessuno sa. Sì, sì, caro Formigoni, insulti molto pesanti, non documentati, scritti sull'Avvenire, su insulti pesanti da querele. Perché io ho letto Formigoni, ignobile sceneggiato, sì, e profondo disgusto. Schifoso, disgusto. Ma cioè, questo è riferito al film, non è riferito a Gianni Serra, ed è riferito soprattutto al fatto che la RAI ha mandato in onda questo film e questo soltanto, e quindi ha dato di Seveso un'immagine assolutamente deformata, che non corrisponde alla verità. Difatti la realtà è questa, insomma, che la popolazione di Seveso, la grande maggioranza della popolazione di Seveso, non si è riconosciuta minimamente in questo film. Io che di è questo durato per ho due i miei serate, dubbi, mi sembra tre ore. Io questo Serra, discuto, se mi permetti di esprimermi fino in fondo il mio pensiero. Sì, ma prima stavo parlando io, scusa. No, appunto, ma Barbato ha chiesto di parlare subito. Gianni, hai finito? È un no, film. No, non facciamo allora finito. Finire per un istante Serra e poi do la parola a Formigoni. Se mi permette. Prego, è che hai detto insulti e questo non corrisponde alla verità. No, dico, corrisponde alla verità perché io li ho letti, purtroppo li ho avuti. Io ho fatto un film, sì, a più di 10 anni di distanza dagli avvenimenti di Seveso. Un film che non è e non intende essere chiaramente un film, come è stato scritto, un film verità, un film documento, un film documentario. È un film che poteva essere questo nel momento in cui presentai il progetto, cioè a caldo, subito dopo che Laura Conti scrisse il romanzo, che era scritto subito dopo gli avvenimenti di Seveso. Oggi evidentemente il tipo di riproposta che io ho fatto e che è stata accolta dalla RAI è stata innanzitutto, tanto per togliere subito delle polemiche che sono anche state fatte, guarda che nel momento in cui si riparla del tema dell'aborto c'è subito la speculazione. Beh, questo è un film che è stato deciso 2 anni fa di riprenderlo in mano e di rifarlo. Perché questo è stato deciso? Perché ci sembrava, e mi sembra anche che l'attualità dei fatti, le ultime cose, la catastrofe anche dell'Alaska di questi giorni, cioè dopo Seveso sono avvenute tutta una serie di disastri ecologici e non ecologici, disastri così terrificanti, che riproporre oggi non un film documento su Seveso, ma un film che in qualche modo si rifacesse all'esperienza di Seveso, potesse avere un senso di invito alla riflessione, a una presa di coscienza su questo mondo avvelenato che ci siamo costruiti tutti quanti, tutti noi di ogni partito e di ogni paese e di ogni ideologia, cioè al di là di qualsiasi tipo di schieramento. Il film è un film di finzione, io difendo il fatto che il film non è un film documento, non intende essere un film documento.
non sta a me dare il giudizio sul valore estetico del film, però non accetto un tipo di impostazione sul fatto del documentario, del film. Beh, documento. Poi torniamo da te. Formigoni, allora, questa differenza fra un'opera di fantasia e una ricostruzione storica è qualcosa di cui bisogna anche tener conto. Difatti, su una cosa ha ragione Serra, il suo non è un film documento, non è un film verità. E difatti questa è la situazione. Cioè, che è un film nel quale è impossibile riconoscere la storia di Seveso, nei confronti del quale quindi la stragrande maggioranza della popolazione di quella città e delle zone circonvicine non si sono riconosciute. D'altra parte, alcune delle scene trasmesse sono significative, viene presentata una popolazione egoista, razzista, intollerante, incapace di accettare le difficoltà, preoccupata soltanto del proprio egoismo personale, e viene completamente taciuti quelli che invece sono stati numerosissimi episodi di solidarietà, di fraternità, la serenità e la forza d'animo con cui sono state affrontate le situazioni, e questo ha sollevato inevitabilmente indignazione, ripeto, nella stragrande maggioranza di una popolazione che al di là delle barriere di partito, di ideologia, di religione, non ha potuto riconoscere né se stessa né i propri vicini in questo film. Ma lei è sicuro? Ma, mi perdoni, ma c'è una seconda cosa che volevo mettere in evidenza, perché un film così in libera circolazione avrebbe costituito uno dei tanti film che non si vanno a vedere. Ma il fatto grave è che la RAI, cioè un servizio pubblico, prende questo film e lo trasmette, e quindi in qualche modo ne sposa l'ideologia, lo fa diventare il documento ufficiale su quello che è successo a Seveso. Ecco perché la mia iniziativa si è inserita a questo punto. Mi sono inserito a questo punto dicendo: la RAI ha trasmesso un film di parte, non è più soltanto l'opera di Gianni Serra, diventa il documento ufficiale su Seveso. Qui bisogna anche ascoltare l'altra campana, bisogna dare un'ora almeno agli abitanti di Seveso perché raccontino. Ma lei da cosa ha dedotto che la RAI lo considera un documento ufficiale su Seveso? Per il fatto stesso che l'ha trasmesso. Barbato, il servizio pubblico ha questa ufficialità, ci piaccia o non ci piaccia. Ciò che viene trasmesso alla televisione, alla rete nazionale, al servizio pubblico, assume poco tanto la versione ufficiale. Però sfuggiamo ancora, che ancora brucia nelle coscienze. Sfuggiamo nella ancora vita al fatto, cittadini, alla possibilità, io faccio avvocato del diavolo sempre, sfuggiamo ancora alla possibilità di fare un'opera di fantasia su qualcosa che è successo. Cioè, le spiego, Formigoni. Ci sono stati due film americani di cui forse lei ha avuto nozione. Uno si chiamava Silkwood, era la storia di un'operaia che denunciava gli inquinamenti in fabbrica. Nessuna fabbrica americana ha protestato, nessun circuito. Ma le fabbriche sono la cosa un po' più astratta che non le persone concrete. C'erano i morti di mezzo. Qui c'è gente che ha potuto riconoscersi, caricaturizzata. Sì, c'era un altro film che si chiamava Sindrome Cinese, dove una giornalista denunciava le fughe radioattive dalle centrali atomiche americane. Nessuno ha pensato che si, pur essendo molto simili a qualcosa, che fosse un riferimento preciso alle centrali atomiche. Ma qui si fanno i nomi e cognomi, si parla di Seveso, d'altra parte il libro parla di Seveso, il film è ambientato a Seveso, la ricostruzione, pur essendo romanzata, ripeto, certo, non veritiera, ripercorre a grandi linee quello che è successo a Seveso, prende alcuni particolari minimi e li estremizza. Ecco perché è un'operazione che io ho chiamato ideologica, contestando, ripeto, più che il film di Serra, il fatto che la RAI lo abbia trasmesso. E quindi chiedendo che anche la RAI soggiace a quelle norme elementari di buon gusto e di buon senso di concedere il diritto di replica di smentita a chi si è sentito offeso da questo film. Ecco perché ho chiesto e continuo a chiedere che la Rete 2, per dire il vero, conceda uno spazio uguale alla durata del film ai cittadini di Seveso perché raccontino quello che hanno vissuto e quello che hanno sofferto sulla propria pelle. E io posso dire una cosa? Mi permette di sentire? Prego, Laura Conte. Certo. Io vorrei sapere, intanto lei ha riconosciuto in gran parte il suo libro nel film, mi pare, no? L'ha detto, sì, che somiglia a Larghetti. Per cui se fosse stato fatto allora, sarebbe stato fatto così e lei avrebbe raccontato questa Seveso, o no? E allora cosa risponde a chi le dice che non somiglia a quello che accadeva a Seveso? Guardi, quello che rassomiglia molto al Seveso di allora sono le contestazioni mosse da una parte dei sevesini oggi o dall'onorevole Formigoni. Mi sembra proprio di tornare indietro, di sentire gli stessi discorsi. E questo cosa significa? Significa che in realtà
Quelle di Seveso, non quelle di Seveso, perché a Seveso ci sono gruppi sociali diversi, persone che la pensano diversamente fra loro, eccetera. Ma certi gruppi di sevesini che dicono di essere arrabbiati per il film, non è vero che sono arrabbiati per il film. Loro si arrabbiarono fin dal luglio, agosto, fin dall'estate del 76, con reazioni molto simili a quelle che hanno adesso nei confronti del film. Cioè contestavano che la situazione fosse pericolosa, che l'inquinamento fosse grave, che avrebbe avuto gravi conseguenze. Ed è una parte delle contestazioni che muovono al film. Ho letto in una cronaca che il sogno del bambino che vede i cadaveri li ha smossi a queste contestazioni. Beh, cos'è Caporetto, un film di Dario Argento? Cioè lei sostiene che c'era un tentativo di minimizzare fin da allora? C'era un tentativo di minimizzare. Una specie di rimozione che no, chiamava... Ma signora, si sbaglia, mi perdoni, perché i minimizzatori furono una piccolissima minoranza. Io devo ricordare, perché qui si cerca di andare al di là dei fatti, che chi sollevò l'allarme furono proprio le autorità cittadine di Seveso. L'ICMESA, la Givaudan, la Roche, evidentemente stavano zitte. Con ritardo, dice qualcuno. Con assoluto ritardo. Fu proprio il sindaco di Seveso, il consiglio comunale di allora, i gruppi cattolici, i primi a gettare l'allarme e a gettare un allarme grave nei confronti di un incidente che non si conosceva, ma vorrei anche vedere che le autorità locali, il sindaco e l'ufficiale sanitario non facessero niente. Prima di tutto, se vogliamo ricostruire le cose, chi diede un allarme molto molto grave fu Reggiani. Il primo fu il sindaco di Seveso, signora, il primo fu il sindaco di Seveso, Francesco Rocca, attraverso una conferenza stampa convocata tre giorni dopo. Senta, il 10 io sono luglio. Andata quell'estate un sacco di volte. Nei documenti storici, signora, lei io ha scritto dei libri senza conoscere la realtà. Infatti, non mi accavallate, parlate uno per volta. No, ma questo ma va detto. Vede, lui interrompe sempre. Allora signora, ho deciso di parlare sempre più forte. Cose che non corrispondono alla verità, non è che sono successe tre secoli fa. Dunque, se lei vuole informarsi, legga i giornali dell'epoca. Sappia che io, oltre a scrivere un romanzo, ho scritto anche un memoriale da cui attingono tutti quelli che parlano di Seveso e che vogliono sapere come sono andate le cose allora. Si lasci dire che io quell'estate andai a una serie di assemblee in cui venne contestata aspramente, anche se devo dire con molta cortesia. Furono sempre cortesi nei miei confronti. Però mi contestarono aspramente quando io dicevo che bisognava bonificare, quando dicevo che non si doveva mangiare il coniglio che aveva mangiato l'erba e insistevo sulle misure di prudenza. E con cortesia, però con molta tenacia, opposero che noi ci sbagliavamo, che non era vero che c'era questa situazione di pericolo. Chi, signora? Chi oppose questo? La gente che era a quelle assemblee, certo. E la televisione ne ha conservato documento, credo. Certo, uno o due, signora, alcuni casi singoli. Facciamo intervenire anche la signora Maderna, che non ha parlato finora. Ora le cose sono, secondo me, spiegabili molto bene. È un paradosso che una persona vittima di un incidente, supponiamo automobilistico, e si arrabbi con quello che dice: ah, ma la macchina veniva forte, veniva contromano, l'ha buttato per terra, è sicuro che non si è fatto male, bisogna andare in ospedale. E invece la vittima dice: no, voi esagerate, non è vero, non c'è niente. È un comportamento misterioso, strano, ma ci sono due spiegazioni. Una spiegazione, se vogliamo, molto banale, che riguarda un gruppo sociale. Quelli che hanno paura che parlare dell'inquinamento di Seveso crei dei danni economici. Un'altra spiegazione, meno banale e purtroppo più radicata nella psicologia, è l'angoscia. È provato. Molti psicologi hanno studiato la psicologia delle persone colpite da un pericolo
in generale cercano di ignorarlo. Signora Maderna, è verosimile che Seveso voglia non ricordare, gettarsi dietro le spalle questo, tutto quello che è successo? Ho molte cose da dire, ma vorrei partire dall'ultimo intervento della signora. Ci sono parecchi tipi di silenzio. La signora ne ha ricordati due. Il silenzio di chi vuole salvare i propri affari e quindi non è bene parlare di Seveso perché altrimenti non vendiamo più mobili. Può darsi. Ma è un silenzio egoistico, un silenzio interessato. Un altro silenzio di natura psicologica, di rigetto psicologico, a livello magari inconscio, di una realtà dolorosa che non si vuole affrontare. Potrebbe anche essere. Io però devo difendere la gente della mia terra. E devo dire che il nostro che silenzio... Che nessuno ha offeso, per la verità. Che nessuno ha offeso finora, mi pare, no? Non entriamo adesso in questo settore, semmai lo vediamo dopo, se mi permetterete, è chiaro. Sì. Ecco, il silenzio consapevole, ragionato, profondo, della gente che ha molto sofferto, della gente che nel silenzio sa che deve lottare ancora per vivere, magari per sopravvivere, il silenzio profondamente umano e degno di grande rispetto. Io chiedo questo rispetto per il silenzio di Seveso, che non è soltanto un silenzio interessato e nemmeno dettato dall'angoscia. Ormai i fatti sono stati staccati dal tempo. Un altro, vorrei intervenire sull'affermazione di Serra quando vuol difendere logicamente il suo film, lo capisco benissimo, dicendo che non è un film verità, non voleva fare un film documento. Abbiamo grosse perplessità nell'accettare questo sul piano umano senz'altro, ma sul piano effettivo, razionale, è discutibile. Innanzitutto perché proprio alla fine del filmato si è visto un enunciato in cui a Seveso sono avvenuti tanti disastri, subito dopo si è citato Chernobyl, si è citato Bhopal e l'altra ICMESA americana, è chiaro. Quindi il film ha una sua significazione e collocazione storica. Il fatto, per esempio, degli sfollamenti, il fatto degli animali uccisi, tutto l'intreccio del film, tutto il contenuto di fondo ruota intorno all'episodio Seveso, ICMESA e Diossina. È in parte riconoscibile, chiaro, allora. Senz'altro, per questo noi diciamo siamo stati molto sorpresi e siamo stati addolorati di questo travisamento dei fatti. Io allora, posso capire, signora, quella che in mi dà sede artistica. No, se mi permette. Dice che tutto ruota intorno alla diossina. La diossina è una se verità. Mi permette tutto di ruota condurre, intorno all'ICMESA. L'ICMESA è verità. Signora, mi lasci condurre a fondo il mio ragionamento, sì, che è razionale, sintesi, chiaro, sì, e conseguente. Allora, il fatto ICMESA, il fatto Seveso e Diossina sono il centro e la sostanza del libro e del filmato. Sì, film. L'autore desidera, film, l'autore desidera scagionarsi da un'eventuale accusa. Scusi, di avere... non ho bisogno di scagionarmi, ecco. Scusi tanto. Allora, è un termine improprio, direi. Allora, mi lasci attraverso proprio le immagini filmate ricostruire una situazione che è lontana dai fatti realmente avvenuti. Non c'è una ricostruzione storica di eventi,
si è voluto calcare la mano, come si suol dire, enfatizzare i toni, esasperare delle situazioni negative. Questo di disagio. Ci è chiaro adesso, permetta, signora. La sua opinione ci è chiara. Si è voluto proprio per raggiungere forse quel tale scopo, quello scopo ecologico, quello scopo di rivalutazione sociale, di condanna degli egoismi, di condanna degli inquinamenti. Sui quali in parte allora, possiamo essere d'accordo, spero. Sulle finalità, se tali erano, ma lo vedremo dopo. Non dica tutto lei però, signora, perché ecco, sennò siamo rovinati. Se le finalità erano queste dichiarate, come dalla presentazione del film, cioè un film ecologico, un film di satira, di bonaria satira sociale, per un recupero sociale, per una salvaguardia, è chiaro. Noi questo lo possiamo accettare, senz'altro. Io vorrei sentire altre opinioni di cittadini di Seveso, però, se permette. Però permetta che non accettiamo il modo e i mezzi usati per arrivare a quelle finalità. Sentiamo delle altre opinioni raccolte oggi a Seveso. Questo è il film dell'immaginazione di qualcuno che comunque ha immaginato una cosa che non è andata così. Il film non è stato ripreso proprio nella cittadina dove è avvenuto. E questa è una critica fondamentale, perché non rispecchia la realtà. Non l'abbiamo visto fino in fondo, forse perché non ci si riconosceva e non si condivideva l'immagine che veniva proposta di Seveso, dei suoi abitanti e dei problemi che questi abitanti hanno vissuto. La primissima impressione, guardando il film, è che quella gente non siamo noi e che quella storia non è la nostra storia. Non siamo noi proprio da un punto di vista, cioè ci sono delle differenze enormi, grossolane. Intanto gli sfollati non erano meridionali emarginati, neanche la macchietta lombarda di Franca Rame, non questa signora Brianzola che ce l'ha con i meridionali, ma erano in prevalenza, si può verificare, veneti, non emarginati, gente normale che stava bene e comunque gente che era a Seveso spesso da una generazione, quindi sevesini, ma quasi tutti di origine veneta. E se ne andarono non con le pellicce perché faceva caldo, perché la Dersina uscì a luglio e quindi era piena estate quando dovettero evacuare. Sì, sono stato sfollato, sono uscito il 10 agosto da casa mia, siamo tornati dopo un anno e mezzo, abbiamo così interrotto ogni tipo di lavoro che abbiamo qui, siamo stati trapiantati all'hotel Agip di Assago e qui siamo rimasti per qualche mese, facendo però diciamo quasi quotidianamente ritorno a Seveso. Non ci furono, sono incredibili le scene di inciviltà dipinte dal film di questa gente all'assalto del motel, eccetera. Ma ci fu subito una parola che scattò tra la gente di Seveso, tra molti, e girò, ed è la parola solidarietà. Cioè, io come sfollato ecco, non posso condividere l'immagine che è data di questi sfollati, perché sono secondo me nel film viene descritta come un gruppo di persone estremamente, diciamo, scorretti, sempre in discussioni, sempre estremamente tesi e pronti alla rissa quasi talvolta, e sicuramente insomma non mi pare che sia stato così, insomma. È tutta gente che educata e tutto, e lì si è visto un po' di tutto, cioè a tavola si lanciavano oggetti vari, che so io, palline di mollica di pane e via discorrendo, ecco. Cioè, senz'altro questo non è successo, anche se probabilmente, non so, con i bambini, così, qualche contrattempo può essere successo, no? La cosa che secondo me è abbastanza discutibile è che il telegiornale, poco prima del film, abbia riproposto immagini di 10 anni fa, di quanto Seveso era stata sfollata, di quando si tentava di bonificare e di quanto si era vissuto. Quindi mi sembrava che tutta la gente abbia preso questo servizio come un prologo a quanto sarebbe seguito. L'altra cosa proprio
che mi ha colpito, perché non fu così, è quella di questi medici, così, questi medici terroristi sulla povera ragazza che ha paura di partorire un figlio mostro. Casomai il terrorismo fu fatto all'opposto allora. In dicembre nacquero i primi bambini, figli delle madri che avevano portato avanti comunque la gravidanza, e grazie a Dio nacquero sani. Quello fu una, cioè nessuno sottovalutò, nessuno, quando poi si cerca un figlio, penso per me allora, pensavo a un secondo figlio, avevo un bambino di 16 mesi. Nessuno per un'ideologia, per dire sono pro o contro l'aborto, rischia sulla pelle di suo figlio. È chiaro che non era uno scherzo. Però forse hanno paura di... cioè voglio metterci una pietra sopra. Sì. Perché sai, sono diventata famosa, lo conoscono in tutto il mondo, solo per la diossina. Che scoccia che sia solo per la diossina che è diventata famosa. Quasi ci prendono come esempio di contaminati, di appestati, di... penso quello, sì, eh. Sì, conoscono per l'inquinamento. Ecco, perché noi l'abbiamo vissuta la cosa, là nel punto cruciale era un conto, e per il resto non era poi così tragica. Grazie. Ecco, dobbiamo fare un ultimo giro di opinioni. Io volevo chiedere, onorevole Formigoni, al di là della comprensibilissima suscettibilità degli abitanti di Seveso, colpiti così duramente da quello che accadde, ecco, si può secondo lei legittimamente fare un film in parte di fantasia e in parte di documento sul grande problema dell'inquinamento, di cui Seveso fu una delle, purtroppo, dei capisaldi, non colpa di nessuno, anzi credo che il giornalismo e lo spettacolo hanno contribuito a focalizzare su Seveso quell'attenzione che invece da parte di altre, certo, istituzioni non c'è stata. Indubbiamente si può e si deve anche fare, io credo, un film sui pericoli ambientali ed ecologici, e ricordare Seveso a questo punto di vista è importantissimo, ma purtroppo il film di Serra non è stato questo, è stato un film propagandistico in altra direzione. C'è una frase che la signora ha detto che è molto importante: viene rappresentato il medico che terrorizza la donna per convincerla a non abortire. Questa è la mistificazione più grande. Avvenne esattamente l'opposto e tutti lo sanno. Fu difatti di Seveso che ci si servì per introdurre la legge 194. La testimonianza è del professor Candiani, che fu il primario che eseguì gli aborti alla clinica Mangiagalli di Milano nei confronti delle 33 donne che decisero ad abortire. In un convegno il novembre scorso ha detto: devo riconoscere, quelle donne furono costrette ad abortire da personaggi pittoreschi che avevano preso possesso del comune di Seveso e le incitavano terrorizzandole all'aborto. Barbato, questa è la cosa che successe. 33 donne furono costrette ad abortire, 33 feti sono stati esaminati in laboratori stranieri, in Inghilterra e in Germania. Io ho qui le risultanze di queste analisi, so che l'Università di Milano sta preparando un convegno per dire questi dati, questi 33 feti sono risultati tutti perfettamente sani. Si era detto a queste donne che avrebbero partorito mostri, si era detto a queste donne che avrebbero generato bambini irriconoscibili, le si era spinte sulla strada dell'aborto, addirittura alcuni articoli di giornale proponevano che per decreto legge le donne fossero obbligate ad abortire perché la razza italiana ne sarebbe andata di mezzo. Questa è l'operazione ideologica nei confronti della quale bisogna protestare. Avvenne questo complotto di cui parla Formigoni? Avvenne una cosa molto curiosa, che ci fu un sensibile aumento nei primi mesi degli aborti spontanei, e di questi nessuno parla. Soprattutto non ne parlano quelli che accusano qualcuno di aver voluto costringere le donne ad abortire. Degli aborti cosiddetti spontanei, cioè degli aborti procurati dall'ICMESA, ci si è dimenticati da parte dell'onorevole Formigoni, da signora, parte... Signora, no, no, non mi deve tirare in gioco, se no io le leggo l'articolo, uno dei tanti articoli che furono pubblicati, Stampa Sera 2 agosto, lei mi dice se non è terrorismo psicologico. È un po' lungo, ma vado velocemente. No, per piacere, io non sono Stampa Sera, e io parlo per me. Io ho assunto delle... Barbato mi ha dato la parola. Si disse...
che queste donne non solo avrebbero partorito mostri, ma il loro sistema psicomentale sarebbe stato intaccato sin da quando andava formandosi nel grembo materno. E gli effetti perversi della diossina erano provati. No, Barbato, questo è il punto. Regnava una grande incertezza. Furono dati per sicuri elementi che non erano sicuri per costringere all'aborto. E di ma fatti, da parte di chi? Faccia dei nomi. Da parte della bande extraparlamentari e dei vari gruppuscoli per l'aborto che avevano piantato le loro tende a Seveso. L'incertezza regnava, invece costoro e anche illustri medici, ancora oggi coinvolti nel caso Mangiagalli per esempio, diedero per sicure notizie che poi si sono rivelate false. Perché le ripeto, il dato incontestabile è questo, che tra i 33 feti abortiti comunque non tutti credo, sono risultati non, perfetti. Io non posso dire la mia opinione, ma non credo che una legge dello Stato così importante abbia una paternità così meschina come lei gli affida. Dottor Barbato, no, questo è il chiavistello di cui ci si servì. Ed è importante in questo momento allora capire perché forse la Rai 2 ha scelto di mandare in onda questo film, perché in questo momento in cui gli animi si sono placati c'è un generale ripensamento attorno al tema dell'aborto. Io ho notato con grande interesse che anche persone di partiti, di posizioni culturali diverse dalla mia, cominciano a sollevare interrogativi sull'aborto. Ecco, forse qualcuno ha sentito il bisogno di tornare a dire no. Comunque Serra, tu l'hai trattato con occhio, hai detto rispettoso, mi pare, vero? Beh, a me sembra che le immagini parlano da solo, non devo difendere le mie immagini, secondo me, perché è il pubblico che deve difendere. Difatti, questa sera io volevo dire e dare all'onorevole Formigoni, perché ormai gli do del tu, mi dispiace, ma, oh, ma io sono ci stiamo contento. Dando. Sì, ma non vi preoccupate, andiamo avanti. Un articolo che ho scritto per l'Ora di Palermo, L'Ora di Palermo è un giornale molto importante, molto bello, un mio articolo che io ti regalo. Ti ho letto in questi giorni, ecco, se ne hai letto il mio articolo, io mi metto a disposizione, ho chiesto, tu pretendi, dal tuo punto di vista, l'ora... Io mi metto a disposizione gratuitamente per fare la regia di questa inchiesta, perché quando voi parlate qui di noi, prima ho sentito parlare tante volte sia te che la signora preside, noi. Tu hai anzi rilasciato una dichiarazione, io a nome di tutta zona di Seveso, beh, così è stato riportato sui giornali. Io mi sono fatto portavoce di tutti i sevesini, chiedo una cosa giusta ed è giusto darla. Ma se tu ritieni di essere il portavoce di tutti i sevesini, cioè io non ritengo di avere la verità in tasca e nemmeno l'arte. L'arte credo che non ti interessi, quindi in tasca non ce l'hai. Non è discussione l'arte. Però secondo me nemmeno la verità tu ce l'hai in tasca. Non sei il depositario della verità di tutti. Sei il depositario della tua verità. Per questo ti dico, io mi metto al tuo servizio per fare questo lavoro di controinformazione. Lì sull'ora ho detto in modo polemico, per una controinformazione evidentemente faziosa, illuminata dallo Spirito Santo e via dicendo. Invece seriamente mi metto al servizio perché... Secondo me è giusto sentire, secondo me anche queste interviste, Andrea, io dissento, è un campione questo. Io so, ho fatto tanto lavoro per TV7 di interviste, quindi so, TV7 da Biagi con Vecchietti, con Fabiani, con Falivena. Non hanno nessun valore statistico. Quindi so come si possono manipolare le interviste e qual è il campione, il campione delle interviste esatto e corretto. Qui, anche quelle di stasera, io mi permetto di sentire da questo test. Per contest mi sembra insufficiente. Quindi io sono disponibile, ben contento, ad andare tra la gente di Seveso e a collaborare. Devo avere una frase per una soltanto velocissima della signora Maderna. Scusa, io volevo finire però con una domanda sola. Un'unica domanda. No, per rispondere a Serra. Posso chiedere un'unica domanda? Sì. Posso fare l'ultima domanda con molta umiltà? Umiltà, insomma, con molta simpatia. Onorevole Formigoni, lei era d'accordo, tu eri d'accordo sull'intervento della Maria Pia Garavaglia, che l'anno scorso ha chiesto con l'interrogazione parlamentare scritta la censura preventiva, cioè la sospensione delle riprese del film? Guarda, io sono d'accordo sul fatto che questo film trasmesso dalla televisione come unico documento costituisce un'operazione ideologica. Fosse in distribuzione nelle sale, io dissento da questo film,
Ne sconsiglio la visione, ma resta un fatto libero. Nel momento in cui la RAI lo fa proprio e lo sposa, diventa un'operazione inaccettabile. Io ho fatto una domanda sulla Maria Garavaglia, io volevo d'accordo oppure no, sulla censura preventiva, cioè sul ritorno agli anni 50. Può parlare la signora che mi sembri un personaggio degli anni 50. Chi? Tu. Io sono del 47, sì, tre anni prima, degli non del 50. 50 come mentalità, come Serra, guarda, non confondere signora. I piani, Serra. Qui tu hai... Barbato, se mi permette, perché mi aveva fatto la domanda. Hai confuso i piani. Sei d'accordo con Maria Pia Garavaglia o no? Dimmi sì o no. Ma tu hai detto molte cose, lasciami intervenire per rispondere a questo. La mia domanda è nucleata. Cioè, sei d'accordo o no con la censura preventiva? Questo ti chiedo. Bisognerebbe che la Maria Pia Garavaglia spiegasse, non era censura preventiva, era semplicemente il mettere in mostra che stavate facendo un film di parte per la televisione. Cosa ne quindi allora ma forse, che cosa ne sapeva? Ma perché il libro di Laura Conti è noto. Ma potevo il libro di Laura Conti è uno dei 50 libri che sono stati fatti su Seveso. Perché la Rai ne prende uno quindi, e ignora gli altri 49? Sei d'accordo? Questa con è l'operazione preventiva. Di censura preventiva. Quindi, è d'accordo. Quella fatta da Rai 2 che di 50 Vabbè. Libri ne prende uno solo. Questa è la censura preventiva. Serre, spero che sarei d'accordo con me. La censura preventiva è l'interrogazione parlamentare che impedisce le riprese di un film. Nessuno ha impedito le riprese di un film. Tant'è vero che tu è andato in televisione, quindi chi ha subito la censura non sei tu, ma gli abitanti di Seveso che si sono visti insultati. Comunque, chi è stato censurato? Maria Pia Garavaglia. Gianni Serra, chi è stato censurato sono gli abitanti di Seveso. Se tu sei d'accordo con questo, poi discutiamo del resto. Maria Pia Garavaglia voleva che accanto all'unico libro della signora Conti fossero presi in considerazione che gli altri fossero. In questi termini. Forse hanno ragione secondi, gli interventi precedenti quando dicono che una tavola rotonda serve poco, perché mi accorgo che stiamo parlando di cose frantumate e ognuno dice la sua senza una visione coordinata, razionale, logica che arrivi a una... A un signora, qualcosa di solido e questo e lo dico soprattutto per gli spettatori. Perché ricordo... Formigoni chiede una cosa solida, chiede un'ora di riparazione da parte della RAI. Per... Anch'io chiedo qualcosa. Lei cosa chiede? Allora, una precisazione sui dati che prima si citavano. C'è una tesi di laurea di una professoressa Mascherpa in Milano. La tesi è stata condotta con Bettettini, specialista per le comunicazioni sociali, che dà riferimenti documentati di fatti, la stampa, i dati dell'epoca. È un'opera molto seria a cui rimando in questa sede, non è possibile trattare, io la interrompo soltanto qua, citare. Signora. La devo interrompere qua. E devo dare una frase altrettanto lunga alla signora Conti e poi devo interrompere. Scusi, mi lasci dire qualcosa di costruttivo anche. Se la dice in 30 secondi, posso? Sì, se no lei mi vabbè, allora mi consuma non l'intera fateci serata. Venire per queste sedute così, è chiaro. Quando le cose sono dette a pizzico, è chiaro. Allora, la realtà è stata distorta. Questo è il motivo per cui la gente di Seveso si ritrova indignata, si ritrova offesa. C'è una frase alla fine del libro, alla fine del filmato, che è significativa e che io voglio commentare ora con voi e con la gente di Seveso. A un certo punto Sara, quando ritorna con la madre nel sud, fugge. Fuggono spaventate, terrorizzate. Signora, il paese deve abbreviare il suo intervento, se no la devo interrompere. Abbia pazienza. Io dico non che è un luogo di predicazione questo. Se lei vuole dire una cosa, la dica. Sto le ho dato 30 secondi, li dica in 30 secondi, altrimenti devo passare la parola a un'altra persona o interrompere. Questo il è un modo anche, non se abbia, vuole, mi un modo. Perdoni di condurre, me ne assumo la responsabilità, di condurre, signora. Le chiedo di dire una discussione. Cosa per 30 secondi. Ecco, nessuno si è mai trovato male allora, nel modo in cui conduce. Dire le cose. Le questo dica per piacere. Che Seveso non è il paese avvelenato. Seveso è stato avvelenato. Noi non abbiamo avvelenato nessuno, certo. Né veneti né meridionali. Certo. Siamo stati semmai, abbiamo subito, siamo stati delle vittime. Vede, siamo della d'accordo con lei. Magari. Ma se lo diceva subito, siamo tutti ma d'accordo allora, con lei. Allora, signora Conti. Io sono d'accordissimo. Io vorrei dire questo. Io ho scritto un memoriale con delle cronache e
un romanzo. Serra ha scelto di mettere in film, di appoggiare sul mio romanzo in qualche modo il suo film, cioè sia lui che io abbiamo fatto un'opera di fiction, di fantasia, non di documento. Formigoni dovrebbe, se vuole, scrivere un altro romanzo. C'è qui. È qui uno degli altri 49. È un romanzo. Solo lei però ha avuto l'onore della televisione. È un romanzo. No, è un documentario, è una storia. Ora, è una cosa lei, molto interessante. Lei vuole rispondere a un'opera di fiction con una inchiesta, interviste, eccetera. Andiamo al sodo. Senta, potrei parlare. Dica questa cosa, che cosa è stato Seveso? Questo è il problema. Sì, rapidamente anche lei. Dunque, guardi, è veramente difficile parlare con due persone. Una occupa uno spazio enorme e l'altro interrompe continuamente. Dunque, qui si vuole contrapporre a un'opera di fiction una inchiesta, una serie di interviste. Ora io dico, per quale motivo io non ho pensato di raccogliere delle interviste e Serra non ha pensato di raccogliere delle interviste, ma di fare un'opera di fiction? Bene, io vorrei sapere cosa pensa l'onorevole Formigoni di fare. Di intervistare soltanto le persone, per esempio le donne che hanno portato avanti, come quella signora intervistata, hanno portato avanti la loro gravidanza con molta fiducia e congratulo con loro che lo abbiano fatto, e lasciare in disparte completamente non solo le 33 donne che ebbero il permesso di abortire, ma quelle che abortirono clandestinamente per la situazione di tensione terribile in cui si trovavano. O pensa di intervistare anche queste? Se pensa di intervistare solo le prime, la sua inchiesta avrà pochissimo valore. Se pensa di intervistare anche le donne che hanno abortito in quelle condizioni, la sua inchiesta sarà una cosa crudele, feroce, che spero proprio non verrà fatta. Insomma, signora, lei mi sta dicendo che l'unica cosa possibile è la sua. La risposta è no. No, è un altro romanzo. Voglio far vedere l'altra faccia della luna. Gli abitanti di Seveso cosa pensano, perché sono rimasti all'oscuro. E su questa assoluta impossibilità di metterci d'accordo, se permettete, ci fermiamo e vi ringrazio. E la discussione continuerà in altra sede e penso che a Formigoni non manchino gli strumenti per ottenere in qualche modo l'ora di riparazione che chiede alla RAI. Posso? No, signora. Breve. Ora devo occuparmi di un tema di non minore importanza. Su questa ripresa di Formigoni, su questa proposta. Non posso più darle la parola, signora. Se parliamo da quasi un'ora. Era costruttiva. Devo occuparmi di un altro argomento. I bambini e la TV. È un rapporto molto discusso. Ci si chiede se la TV stimoli o impigrisca, se suggerisca, se violenza o qualche altra cosa, se condizioni... gli anni della crescita sono temi importanti per i quali vi chiediamo anche il vostro aiuto di telefonare rispondendo alla domanda "la TV fa male ai bambini", vorrei che passasse il cartello col nostro numero 06 330 041, ecco, 330 041, la TV fa male ai bambini, sì o no? Sapete che ormai benissimo come funziona il nostro telefono automatico. Vi ricordo, ci sono i bambini, secondo alcune statistiche, passano 3 ore e 20 al giorno davanti alla televisione e passano molto più tempo davanti alla televisione che sui banchi di scuola. Questo è il tema di cui ci occuperemo fra poco. Sentiamo prima di tutto le opinioni dei bambini stessi e intanto avvicenderemo i nostri ospiti del primo argomento, che ringrazio per la loro fertile indisciplina, e li sostituisco con altri che spero più disciplinati. Grazie. Vediamo il servizio. Venga, signora, ben arrivata, grazie. E quindi parleremo di Alaska, di fusione fredda.